Benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo LL Lunedì, letto, leggendo e leggerò. Il mio format un po' più rilassato, in cui non devo montare tantissimo e vi aggiorno semplicemente sulle mie letture. L'ultimo libro letto, ed era pensabile, è Voci dall'isolamento, perché ve ne avevo già parlato la settimana scorsa, è microscopico e quindi andava finito. Qui dentro, come vi ho detto la settimana scorsa, ci sono anch'io con un racconto che si intitola L'escluso e l'ho scritto ispirandomi a mio padre perché durante la clausura collettiva lui doveva stare tutto il giorno sul divano con le cuffie antirumore tra me che dovevo studiare per un concorso che ancora non ho fatto e mia madre che doveva fare lezione. Ringrazio infinitamente Bookstory, la libreria che sta a Via Valbassina 15 a Roma, ma la cosa più buffa è stato ritrovare delle persone che conosco qui dentro, tipo Calogero Messina, con cui ho un'amicizia su Facebook dai tempi di un evento di Più Liberi Più Liberi, Andrea Del Vecchio, che è un amico di mio fratello da sempre, e quindi è stato molto buffo ritrovarmi insieme a loro in questa raccolta. A prescindere dal fatto di essere qui dentro, mi è piaciuto davvero tanto leggerlo perché è una testimonianza di quello strano periodo in cui eravamo tutti rinchiusi in casa ed è una vera e propria testimonianza di quella sensazione che provavamo un po' tutti. I racconti sono tutti diversi per stile e argomento, però sono tutti permeati da quella sensazione che provavamo un po' tutti. Sono veramente felice che sia nella mia libreria e tanto più di starci dentro. Se lo volete comprare potete contattare la libreria, anche se credo che siano finite perché avevano fatto una stampa limitata. E leggendo, ho iniziato Strane creature, ma sono solo alle prime pagine, anche se inizia con una bambina colpita da un fulmine, quindi a bomba proprio. Molto molto interessante, la lettura è scorrevole, lo stile è davvero piacevole, quindi non vedo l'ora di continuarlo. Kobane mi sta piacendo da impazzire, mi fa venire l'angoscia, anche perché Zero Calcare mentre è in Siria è completamente angosciato ogni momento, però sono veramente veramente felice di aver comprato questo fumetto, poi graphic novel, no fumetto, scusatemi, e sono i soldi meglio spesi in assoluto probabilmente. Ultimo leggerò è Le avventure di Miguel Litin, clandestino in Cile, che ho comprato solo grazie al profilo Instagram di A me mi piace mangiare, che mi ha veramente incuriosita, non vedo l'ora di leggerlo. Dovrebbe essere la storia di Miguel Litin, un regista cileno che aveva subito l'esilio. Non voglio dire niente che possa essere falso. E con questa pila di libri accanto, che mi fa effetto perché non c'è più Notre Dame dopo tutte queste settimane, vi chiedo di lasciare un commento con le vostre letture attuali, l'ultimo libro letto, quello che state leggendo, quello che leggerete, e magari lasciare un mi piacino, iscrivervi al canale e buona lettura!